Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 27 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Con un diavolo per capello, anzi due. Giovedì di fuoco, e fin qui sarebbe niente, visto che è anche il vostro elemento astrale. Il guaio è che il suddetto fuoco vi arde dentro, come lava vulcanica senza lo sbocco di un cratere, il rischio è l'implosione. A meno di non buttare tutto sul lavoro, che fortunatamente dopo il lungo ponte vi tocca di sicuro, ma impegnare la testa aiuta a controllare le emozioni. Segreti urticanti, indotti dalla coppia Luna-Marte, emergono quasi alla luce ma voi prontamente li ricacciate indietro, nessuno dovrà interferire con il vostro privato. Consolato chi appena rientrato da una vacanza riparte subito per lavoro, sarà anche un tour de force? Ma con il placet di Giove vi allarga il cuore e vi rasserena la mente. Novità assolute in amore. Novità concrete potrebbero affacciarsi nella coppia, in famiglia, tra coniugi, tra amici. E per i single finalmente appare il sole, non saranno poche le novità, ma alcune potrebbero essere eclatanti e anche offrirvi possibilità nuove e concrete. Momenti di tensione tra coniugi, il tutto per motivi economici o di scelte economiche. I fidanzati risentiranno della mancanza di idee e progetti e saranno costretti a rinviarli. Bisogno assoluto di riposo e di tranquillità, è necessaria una ventata di serenità nella vostra vita. Buone notizie in arrivo, siate pronti ad accoglierle. Se cercate una soluzione ai vostri problemi, questo non è certamente l'amore che anzi proprio in questo periodo potrebbe complicarvi ulteriormente la vita. Cercate soluzioni più immediate alla vostra portata. State attenti ad una persona che non è lo specchio della sincerità. Non vi fidate. Problemi con banche e finanziarie per la contrazione di prestiti o mutui, possibili rifiuti a causa di documentazione insufficiente. Prima di richiederne uno nuovo controllate bene la documentazione allegata alla richiesta. Qualche piccolo disturbo fisico vi dovrebbe allarmare e decidervi per un controllo generale, anche i sintomi più piccoli non vanno mai trascurati. Completa i progetti da ultimare. Il rosso ti donerà questa sera, se hai un appuntamento indossalo pure. Noie ad apparecchi elettronici come DVD, telefonini, trasmettitori, televisori, radio, IFI, computer. Decidetevi per la loro sostituzione. Non abbiate particolare fretta nel concludere un acquisto, le risorse in questo momento sono preziose e Giove non vi dispone agli affari. Va bene lavorare, ma quando è troppo. Il vostro capo potrebbe esigere molto da voi e non potete deluderlo proprio in questo periodo. Non preoccupatevi delle nubi in amore, spariranno presto. Dovrete essere molto scaltre per riuscire a comprendere le intenzioni altrui e anticiparle. Vi attende una giornata particolarmente frizzante, con pianeti rapidi che stabiliscono influssi per lo più benefici o dinamicamente stimolanti, a cominciare da Marte ospitato nel segno buon vicino del Cancro, fino alla Luna che invia positivi aspetti proprio in congiunzione nel vostro segno. Sorprese piacevoli vi arrivano dagli amici, che vi incoraggiano a iniziare progetti che avevate tenuto custoditi nel cassetto da tempo. Anche in famiglia, però vi attendono novità inattese, che provengono dai conviventi in particolare i figli e vi portano discrete soddisfazioni. Gli astri vi aprono a contatti con questi componenti del vostro gruppo parentale, contatti che diventano sentiti e partecipi. Godete di un ottimo stato di salute grazie alla Luna che vi permette di fare passeggiate, jogging, partite di calcio con gli amici. Stanca e imbronciata la Luna in dodicesima casa. Evidente che le cose non sono andate come da programma. Nulla da ridire sul viaggio, che a quanto racconta Giove allegro e soddisfatto intrigono si è rivelato all'altezza delle aspettative o anche oltre. I problemi ve li avranno casomai creati le energie psicofisiche, praticamente le gomme a terra, naturale con la bianca signora così sottotono, mentre Urano allo zenith, spalleggiato da Mercurio, si arroga il diritto di decidere anche per voi, che di regola non ammettete interferenze da parte di nessuno. Amore ed Eros. Parola assente o almeno dimenticata nel linguaggio corrente.
tutte le vostre energie si concentrano sul lavoro, l'affettività che ancora riuscite a provare va al vostro fedelissimo quattro zampe. Un filo di rancore e tanto malumore nei confronti di chi vi ha ferito. Vi sarà chiesto di fare a meno dello spirito di indipendenza e dell'atteggiamento troppo confidente con le persone dell'altro sesso. Sarà dura, visto che si tratta della vostra indole, ma sta a voi decidere. La luna in aspetto felice per il vostro segno vi predispone a una bella intesa col partner. Se la relazione è da poco iniziata, avrete l'opportunità di stabilizzarla dando le solide basi sentimentali e un travolgente slancio erotico. Venere in Gemelli è al vostro fianco. Lavoro e denaro? Strana giornata, con un sacco di incombenze da espletare dopo il long weekend e nessuna voglia di mettervi in gioco. Lo sforzo per stare a galla voi lo fate, sono le circostanze esterne a remarvi contro. Va meglio in viaggio ma solo se vi sapete sganciare dalle vostre convinzioni, lasciandovi guidare con fiducia dal telecomando della vita. Il lavoro interessa voi ma anche chi vi è accanto. Cercate di essere più presenti nella vita di chi vi affianca ogni giorno incoraggiandovi a fare sempre di più. Ora potrebbero essere loro ad aver bisogno di voi. Concludete un impegno che avevate iniziato tempo fa e vi potrete dire appagati della vostra abilità. Se fate un lavoro indipendente il cielo vi dà l'occasione per raccogliere successi significativi, specie se appartenete alla seconda decade. Benessere. Riserve tutte scombinate, sia quelle finanziarie che energetiche, in pratica state consumando un sacco di energia senza far nulla di speciale. Tensione nervosa oltre il livello di guardia, con gli effetti più fastidiosi sul fronte della digestione. I pianeti formano una connessione armoniosa oggi. C'è una grande possibilità di sentirsi più leggero del solito e più empatico verso le preoccupazioni altrui. Per lei, malesseri più interiori che fisici, la sensazione generalizzata è di essere co, fesse accaduto ieri sarebbe stato un colpo basso, ma ora che siete al lavoro. Tornare a casa sarà un vero piacere. Per lui, forte spinta interiore ma ancora non ne capite la direzione, considerato il fermento emotivo le arti marziali farebbero al caso vostro. Altrimenti ripiegate su un pungiball, anche se picchiate non si rivolta mai. Colore delle emozioni, borgogna. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.